Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Questa Leale. Eccoci qui con la nostra rubrica Indie Arcade e giochi ad accesso anticipato. Oggi siamo proprio con un gioco ad accesso anticipato che è Broforce. Allora ragazzi, questo titolo è sviluppato dai Free Lives. È un titolo, come detto, ad accesso anticipato. Lo potete trovare su Steam o acquistarlo dal sito che metto in descrizione, dove lo trovate un po' meno. Io l'ho preso da lì. È un titolo, mamma mia, è estremamente cazzuto e cattivo. Io ho visto un po' di immagini e cose del genere e è molto simile a Metal Slug, diciamo a scorrimento. E adesso appunto lo andiamo a vedere. Ci sono, come vedete, molte modalità, a partire dal deathmatch, l'editor dei livelli, campagna multiplayer, single player e quant'altro. Adesso partiamo con la campagna in single player e andiamolo a vedere. Allora, sto giocando con il pad della 360, siamo su PC comunque. Il gioco, come detto, è ad accesso anticipato, quindi per questi giochi, ragazzi, sappiate che comunque è tutto ancora in fase di sviluppo, di aggiustamento, ci possono essere dei bug, eccetera. E questo titolo, mamma mia, quanto è figo, ha uno stile un po' retro graficamente, ma è divertentissimo, a partire da alcune chicche come delle citazioni dei personaggi. Infatti partiamo subito con questo personaggio che sembra Rambo. Adesso vedete, diciamo, i personaggi sono tutti citazioni di personaggi di film, di giochi, eccetera eccetera. Abbiamo bloccato Bromando, quindi abbiamo sbloccato il personaggio di Commando, che dovrebbe essere comunque Schwarzenegger. Attenzione, dobbiamo, qua l'obiettivo è quello di salvare questi qui. Ah, siamo tornati su Rambo, va bene, tra Rambo e Bromando. Mamma mia che figata. Tra l'altro guardate con quanta cattiveria si scagliano. Mamma mia, via, prossimo livello, spacchiamo dei culi. I video cercherò di farli anche abbastanza brevi. Vorrei farci una serie, non so se portarla sul secondo canale o fare magari qualche video qui e poi passare sul secondo canale. Vediamo. Attenzione, siamo partiti direttamente con... Mamma mia, Bromando. Vai che la prima l'abbiamo fatta. Attenzione, andiamo a salvare... Aia, mamma mia, panico. No, mamma mia, abbiamo sbloccato Baracus, quello dell'A-Team. Con questo hanno vinto. Chiunque altro vi sbloccherete, con questo avete vinto. Aspetta, ce n'è un altro da sbloccare lì. Mamma mia. No, dai, guardate che cazzuto. Baracus, vai. Ok, di nuovo Rambo, attenzione. Panico, ce n'è un altro qui. Spacchiamo dei culi. No, Brother Walker, attenzione. Attenzione, no, aspettate, io questo lo voglio tenere ancora un pochino. E che cos'è? Il nostro Texas Ranger, panico. Guardate che figata però, guardate quanto è cattivo. Mamma mia. Oddio, ma che cazzo è successo? Sono esploso, non ho capito. È morto, no, guarda lì il cadavere. Ma mi scusi, Walker Texas Ranger. Questo salviamolo perché stai... Ok, di nuovo Baracus. Quello dovrebbe essere il boss dei vari livelli. Comunque l'ultimo da uccidere. E i comandi sono molto semplici, il tasto per saltare, naturalmente uso il pad, quindi il grilletto per sparare, e poi un altro tasto che dovrebbe essere per le bombe che ancora non abbiamo utilizzato, o comunque l'arma speciale dei vari personaggi. Attenzione, scusi, buon uomo, proviamo, tipo questo dovrebbe avere le bombe, esatto. Mamma mia, panico, come avete visto comunque i livelli sono completamente distruttibili, una cosa fighissima. Attenzione, eccolo qui, questa volta deve sopravvivere il nostro Texas Ranger. Guardate come si muove con destra, attenzione. Mamma mia, al volo Texas Ranger con cattiveria. Cioè guardate come si accanisce. Mamma mia che esplosioni da panico. Aspetta, cazzo. Walker, e che cos'è? Ah, ci portiamo pure questo se vogliamo fare. Là. Panico. Pro Hard, che sarebbe, penso, panico, manca qui, dei Hard, duri a morire, morti subito, perfetto. Brominator, vai con Brominator, mamma mia, ha ragione. Cos'è? Mamma mia, così, esplosioni da paura. Aspettate, perché io vorrei anche, porca puttana, che sti cazzi. Attenzione, mamma mia, Pro Hard è rimasto lì, morto, stecchito, scusate. Anche lei, buon uomo. Là. Blocchiamo anche questo. Chi è quest'uomo? Ok, Baragus. Va bene. Andiamo. Sopra non c'è nessuno, no? Ok. Ma quanto è figo. Via. Mamma mia che cattiveria.
No, è troppo bello questo gioco, ragazzi. Non so se piace. Per forza, è troppo cazzuto, è cattivo, è troppo pro forza. Quindi dobbiamo spaccare dei culi, mamma mia. Eccoci qua subito con Rambo, cambiamo. E di nuovo Walker, Texas Ranger. Questo Bro Walker. Attenzione, Roman Walker. Chi è questo? Mac Brower, chi... non l'ho capita. Attenzione, non lo so, però lancia in modo abusivo della dinamite. Mamma mia, panico. Aspetta, me la metta qui che c'è un altro da salvare. Panico. Attenzione, andiamo verso il prossimo. Vai con della dinamite, via. Mamma mia, che è successo. Attenzione, di nuovo, dei yard. Mamma mia, che cattiverà anche questo. No, però è troppo figo, è troppo figo. A meno che il personaggio di prima non sia... Se è quello hanno vinto, tipo MacGyver. Se è MacGyver hanno vinto a mani basse, mono. Ok, torniamo a Brominator. No, quello lo dobbiamo rivedere bene, perché non l'ho capito benissimo. Se fosse MacGyver, mamma mia. Cioè, guarda, tutti i personaggi anni 90, il top. Questo gioco sta vincendo a mani basse comunque. Io spero vi stia piacendo, perché porca mignota, è troppo mamma mia che abbiamo fatto. Attenzione, vada lì. La panico. Scusi, buon uomo, via. Mamma mia, ma quanto è cazzuto. Poi come detto c'è anche la cooperativa, il multiplayer, il deathmatch, quindi possiamo vedere anche poi altre modalità. Però io la cosa la vorrei fare, ma soprattutto per vedere questi che ci sblocca, che sono troppo fighi. Cioè è una figata assurda. Andiamocene a fare un'altra di zona, dai. Adesso sono troppo curioso di sapere i prossimi che andremo a liberare. E poi anche voi nei commenti fatemi sapere se volete una serie su questo gioco, se volete vedere gli altri personaggioni sbloccati. Cioè, già che c'è Paragus, mamma mia. C'è Walker Texas Ranger, vediamo chi è. No, ok, ci ha sbloccato il nostro Rambo. Mamma mia, guarda che... Attenzione, panico. Ok, il livello è praticamente disintegrato e questo ci può stare. Prendiamo la scaletta, andiamo a liberare qualcun altro qui. Braids, no, che sarebbe... No, Blade. No, ma che cos'è? E questa è l'epicità, ragazzi, questo gioco è troppo epico. Attenzione, attenzione, Walker, Texas Ranger, mamma mia il panico che crea. Attenzione, vai così con cattivare cazzo. No, è morto. Attenzione, questo a questo punto... Se è quel... Aspetta. Ah, no, le munizioni. Ok, no, ce l'abbiamo. Attenzione, panico. Ma quanto è figo. Aspettate, non so se c'è qualcuno da liberare qui sotto. Non mi fido. No, però sì. Sti cazzi. Buttiamo di tutto e di più. Panico. Mamma mia. Così, questo gioco è così. Voi partite tanto con calma e poi... Mamma mia, spaccate il mondo. Guarda là. Ok. Andiamo con dei hard. Mamma mia, che figata. Oh, piano, panico. No, quello va là. Può cattivare cazzutaggine. Attenzione. Eccola, siamo esplosi come dei cinghiali. Che cazzo stiamo a fare? Mamma mia. Faccia esplodere quell'uomo. No, adesso non ci arriviamo. Attenzione. No, aspetta, questi li facciamo esplodere così. In amicizia. Mamma mia. Attenzione, bandierone. No, dobbiamo salvare un altro uomo. Porca puttana. Mamma mia, che cazzo è successo? Aspettate. Da qua, no, non ci arriviamo. Mi sblocchi un uomo. No, Rambo, attenzione, Rambo. Vabbè, almeno c'è il Mitra. È già più cazzuto. Mamma mia. Panico. Ah, comunque abbiamo anche le bombe. Mamma mia, ho preso sulle gengive quelle. Guardate che cattivo. Oh, panico. Arrivano degli altri. Attenzione. Merda. Attenzione a Rambo. C'è un carro. No, dove cazzo lo lanci? No, ma non ci sono. No, questo dove cazzo va? Scusate, con la spadina. Quelli stanno col carro, dai. Ah no, però l'abbiamo fatto esplodere con la bomba. Sti cazzi. Ma così. Mamma mia Blade. Eccola. Non ci hanno rotto il culo. Scusate. No, non me ne vorrei andare. Vorrei prima ma sti cazzi. Andiamo qua che stiamo con la spadina. Questi ci spaccano il culo. Adesso andiamo a spaccare dei culi al prossimo livello.
Vai con attenzione Walker. Vai così, aspetta, ci allontaniamo un attimo. Guarda là quei cani. Che cattiveria. Ma vediamo la seconda arma di Walker. Anche lui ha il mitra. Oh, che cazzo è. Attenzione. Via, via, panico, panico. Così, in amicizia. Mamma mia, che cazzo sta succedendo. È morto. Ma vabbè, ci sembra anche giusto. Abbiamo fatto esplodere il livello. No, però è una figata. Anche il fatto che comunque i livelli siano completamente distruttibili. Attenzione, dove cazzo vai? Aspetta, panico. Eccala. Porca troia. Ma come resta in pace, fratello? Ma che cosa? Panico. Oddio, che cazzo stiamo a fare? Bro Dread. Ah, ma che Dread la legge sono io. Mamma mia, cioè proprio... Questo è troppo anni 90. Mamma mia, che figata. Questo, raga, per chi ha vissuto quegli anni, questo gioco... Guarda la puttana di Eva. Sarà una epicità estrema. No, no. Per chi ha vissuto quelle serie, quei film e quant'altro, questo gioco è una manna da cielo. Attenzione. Aspetta, adesso andiamo a salvare anche quello. Scendiamo. Attenzione. No. Ah, va dall'altro lato, va bene. Attenzione con Rambo. Mamma mia. Cioè, quanta epicità c'è in questo gioco? Butta una bomba. Butta l'altra. E siamo morti. No, Blade no, però Blade me lo puoi anche saltare. Attenzione, c'è un altro da salvare. Abbiate fede. Attenzione. No, mi hanno acciso così. Ma che cos'è? Missione fallita, porca mignotta. No, no, allora qua ci vuole Walker. Texas Ranger. Salviamo quest'altro, chi è? MacGyver, va bene MacGyver. E sti gran cazzi, vai MacGyver. Fai saltare tutto il quadro, come se non ci fosse un domani. Così si gioca Bro Force. Che cazzo ne sapete voi? Aspetta che devo salvare quell'altro. Ma prima fammi saltare il mondo. Così, vai Bro Force, fratello. Vai così. Attenzione, panico. Stiamo rischiando la vita. Vai come se non ci fosse domani. Mamma mia. Che abbiamo sbloccato? Brominator, mamma mia. Porca puttana. Panico, panico. È esploso il gioco. Cioè ci ha dato un altro personaggio, neanche lo sapevo. Dread, la legge sono io. Mamma mia. Vai così. Ah, ma questo... quello radiocomandato. Pam! Ma che spettacolo. Aspettate che c'è... No, cazzo, ce n'era uno qua. Allora, che cazzo. Ho salvato, chi è? Go in Black. Man in Black. Mamma mia. Attenzione, Will Smith. Che cos'è? Se mi sbloccava Will il principe di Bel Air avevamo vinto comunque, eh. Ma va bene anche così, dai. Ci accontentiamo. E vaffa il culo, guarda questi. Attenzione. Oh, aspetta, c'ho dei problemi tecnico-tattici. La... Mamma mia, che cazzo. No. Oh, stiamo a rischiare la vita. A parte che là c'è rimasto Dread. La legge sono io. Ma va bene con Rambo, che comunque il personaggio era quello. E mo come cazzo faccio a salirla? Aspetta. Fratello, come cazzo. Porca mignotta. Mi sa che abbiamo fatto esplodere un po' troppo il quadro. No. Merda. Panico. Come cazzo faccio a salire adesso là? No, maledizione. Ok. Stanno scendendo dei pezzi. Ma tipo così. Oh. Ma che stiamo a fare? Super Mario, attestate. Porca mignotta. Va bene. Mamma mia. Con cattiver. Così. Mamma mia Rambo. Che spettacolo sto gioco. Che spettacolo. Dai su, guarda. Mamma mia quante... quanto sangue. Che figata. Abbiamo liberato un'altra area. Attenzione, andiamo con Blade. Questo me lo devi cambiare subito perché... Zack, zack, tacco punta. Vai, vai con Walker Texas Ranger. Anche se c'ha le armi... Eccola, è morto Walker. E allora andiamo con MacGyver. MacGyver che spacca dei culi. Perché MacGyver non guarda in faccia a nessuno, neanche al quadro. Così, come se non ci fosse un domani. Beh, secondo me qua stiamo a mancare qualcosa. Non lo so, ma sti cracazzi, mamma mia MacGyver. Come se non ci fosse domani. È finito il quadro. Blocchiamo questo. No, aspetta, fammi andare un po' dietro per vedere se veramente abbiamo lasciato qualcuno qua. No, mi sembra di no. Mamma mia, là dei pezzi di cane che esplode così in amicizia. Ma va bene così. L'importante è che non ci inchiappetti a noi. Attenzione che... questo ci spacca il culo. Non è vero. Aspetta. Mamma mia. Porca puttana. Aspetta. No. No, porca mignotta. Perché quello è il... si controlla
il missile, quindi poi a quel punto mi perdo il giocatore. Quindi spacchiamo dei culi. Attenzione. Di nuovo Man in Black. Ma va bene. Aia. Attenzione, boss fight. Boss fight. Oh, ma che state fuori? Guarda questi che eliminano tutto. Piano. Ah, hai ragione. Aspetta però. Oh, via. Attenzione che qua esplodiamo. Eccala. Hai ragione. Ma che cattiveria. Mamma mia, che cazzo sta succedendo. Aspetta, là sotto c'è uno da liberare. Eccala. Aspetta. Salvami qua, salvami qua. Andiamo a spaccare dei culi qua sotto. Porca puttana. Aspetta, dov'è? Buon uomo. Venga qui. Rambo, vai con Rambo. No, no, merda. Eccala. Seguo questo con la spadina e dai. Mamma mia però. Mamma mia. Aspetta, come... Là. Oddio. Attenzione, Blade. Ha fatto esplodere l'elicottero. Quello più inaspettato. Mamma mia, guardalo lì. Pro Force. Mamma mia. Ma che spettacolo. E che cos'è? Che cattiveria. Ok ragazzi, allora due le abbiamo conquistate. Io direi che ci possiamo salutare qui con questo nuovo gioco che è Broforce. Mamma mia quanto è cazzuto e cattivo. Io credo che chi ha vissuto quegli anni di queste serie, questi film, ami questo gioco alla follia, perché è troppo una figata. Mamma mia. Comunque fatemi sapere la vostra nei commenti. Se potete condividete il video. E io avrei intenzione di farci una serie, perché è troppo epico. È troppo epico. Vabbè, comunque noi ci vediamo allora con i prossimi video, sia degli altri indie arcade che di Broforce. E un saluto a tutti da quel tagliale, sempre cazzuti e cattivi.